era giusto che parlasse professor Lori, era gli impegni grandini, c'era la dottoressa Gala, Paolo, il professore Emma, era andato via il professore Paragone. Volevo dire solo questo, io ho voluto giocare con questa norma del fondo, ho voluto giocare in che senso? Io, il testo mi è arrivato casualmente un anno fa, noi avevamo presentato sempre con il professore Paladino, il professore Orenza, in due infetta. Giugno dell'anno scorso riceve una telefonata da Milano ed è un amico di Israele, sono qua di Israele antiquariato, quello che diceva il professore Orenza, centrale, quelle cose rare che tu non trovi più sulle bancarelle, e lui mi chiede notizie su questa donna Vittoria Paladino antiquariato. Io onestamente adesso meravigliato, non la conoscevo. Quindi lui doveva chiedere notizie, doveva mettere questo piccolo manoscritto nel suo catalogo per venderlo. E io gli dico semplicemente, infilalo in una busta e mandamelo. E vediamo che cosa ne possiamo fare. È inutile dire che dalla lettura del ritirando è stato tutto ciò che ha detto il professore Orio, perché ha inquadrato benissimo quello che io ho voluto fare. Mi sono messo sulle tracce della Vittoria Paladino. E che si danno questa Vittoria Paladino? Io poi leggere del libro, ci sono diciamo che io sono sicuro che questa donna sia esistita. No, perché le tracce sono un po' difficili da trovare. Il problema è che lei sicuramente è nata nel Settecento. Nel Settecento i comuni non avevano i registri, era tutto da fare le chiese. Quindi è un po' difficile trovare se è nata a San Benedetto, se è nata a San Mauro, dove è nata. Il comune parte dall'Ottocento come registro. Quindi io sono riuscita a poter guardare solo il matrimonio, se c'era stato un matrimonio, se c'era una famiglia a bordo che ha un lavoro. Tanto è vero che in questa cosa è coinvolto padre Pasquale, che è, penso, sì, il parroco di San Benedetto, che è anche la sulle tracce. Il libro è molto bello, è di una cultura elevata. Qui abbiamo le persone giuste per questo libro. E non dire che è un libro tutto al femminile, dedicato alle donne, come ha detto la dottoressa K, come ha detto il professore Oro. Perché le donne vivevano nell'Ottocento un momento molto particolare. L'Ottocento fu uno di quei secoli dove tutto ciò che aveva fatto di buono l'illuminismo del Settecento ha fatto un passo indietro. Non vi voglio togliere altro, perché il professore Oro è stato molto bravo, la dottoressa K. Scopritelo da tutti. Una cosa è certa, che non mi sono fermato nel trovare le tracce della Vittoria Paladino, che Vittoria Paladino è veramente esistita, quindi a caso della troveremo, e con senza io posso dire che c'era un rapporto diverso. Io non credo tanto, perché qualche cosa ci portava fuori strada, che quando sono stata alla Biblioteca Nazionale, questo manoscritto della Vittoria Paladino è anche conservato lì, ed è conservato in una scheda dove c'è scritto pseudonimo del senza. Ma non è così, sì, perché questo libretto sarà finito tra le casse del Sessa, i librai dell'epoca facevano queste raccolte, eccetera, eccetera, la pubblica lì. È un bel mistero, io sono sicuro che questa non mi dica come. Non so se riusciremo a trovare le tracce. Cercherò prima, di ogni strada. Sì, sì. Tanto più che poi io c'è la signora Scippa, che non vive in questo momento. Che quindi appartiene a padre Scippa, addirittura padre Scippa mi diceva di guardare a Tratta, professore, perché c'è una famiglia Baldoni che parte da Tratta. Niente, è un libro molto bello, struttura alta, insomma, questi dei sistemi partigiani, poi se vi piacerà. Non ho niente da dire, voglio invitare a questo piccolo ritratto.